Ancora nessuno sviluppo nel caso dei trafficanti di droga. Eppure lo sento, c'è qualcosa che mi sfugge. E bravi, pensate di avermi fermato, ci vuole ben altro! Queste sono le uniche immagini che abbiamo di lui. È la registrazione di Hackerstein trasmessa sul video del suo bancomat robot. Aspetta un po', e questa cos'è? Un'elica? Ma cosa... Ah, ma certo, la pala eolica! L'ho vista dalla motovedetta! Quindi il dottor Hackerstein era sulla costa quando ha registrato il messaggio, proprio dove i corrieri stavano portando la droga. È quello il suo vero traffico, altro che bancomat truccati. Ma come faccio a trovarlo? Forse un modo c'è. Forza ragazzi, setacciamo la zona. Fate attenzione, i complici di Hackerstein potrebbero essere ancora nei dintorni. Ma dov'è Finzi? Eccomi, capitano! Stavo dando il benvenuto a un collega che ci darà una mano in questa operazione. Direttamente dalla nostra unità cinofila vi presento Fiamma. Dice di essere fiera di lavorare con noi e augura a tutti buona caccia. No, Fiamma dice di andare da questa parte. Sul serio, riesci a capire cosa dice? Certo, perché tu no? Però non è male essere un grifone. Ehi, venite! Fiamma ha trovato qualcosa! Stanno scappando! Fermi, guardia di finanza! Vai, Fiamma! Tocca a te! Brava! Li abbiamo stanati! Ma del dottor Hackerstein nessuna traccia! Ce lo siamo fatti sfuggire! Non lasciarti abbattere, l'operazione Hackerstein è in pieno svolgimento. Gli stiamo addosso. Il gruppo investigativo ha delle piste. E prima o poi noi... Capitano, Fiamma ha sentito i suoi due complici parlare fra loro. Uno ha detto che Hackerstein sta per lasciare il paese con un passaporto falso, camuffato in modo da non farsi riconoscere. Brava Fiamma, non perdiamo altro tempo. Fiutato niente? Non sarà facile, c'è un mucchio di gente. Il dottor Hackerstein, l'abbiamo preso! Vieni Fiamma, andiamo a vedere. Un momento. Ma questo non è Hackerstein. Cosa? Siete sicuri? Che dicono? Hanno fermato il dottor Hackerstein, un altro. Qui ce ne sarebbe un altro ancora. Ma quanti dottor Hackerstein ci sono? Ci arrivano segnalazioni da ogni angolo dell'aeroporto. Hackerstein sembra essere dappertutto. Credo di aver capito. Ci aspettavamo che Hackerstein si travestisse per non farsi riconoscere e invece ha riempito l'aeroporto di sosia per potersela filare indisturbato. Fiamma! Prepara il tuo naso. Ho un reperto indiziario da farti esaminare. Il mio segnale diversivo ha funzionato alla grande. Con tutta questa confusione, nessuno si accorgerà della mia partenza, ya. Non ne sarei così sicuro, dottor Hackerstein. Grifone, imbiccione! Ancora tu! Come hai fatto a trovarmi? Puoi fare i complimenti a Fiamma e il suo fiuto infallibile? Le ho fatto annusare il guanto da lavoro ritrovato nel bancomat. Speravo proprio fosse il tuo. Fiamma ci ha messo un minuto a trovare le tue tracce. Bravi, bravi! Complimenti, mi avete trovato! E adesso voi due credete di potermi fermare? Uno grifone e uno cane? Beh, forse noi due no. Ma con l'aiuto dei baschi verdi della Guardia di Finanza, tu che dici? Li ho chiamati appena ho capito il tuo trucco. Si chiama lavoro di squadra! Fiamma! Hackerstein sta scappando! Aia! Ci rifletteremo, grifone, stanne certo! Sai dove trovarmi, Hackerstein! Bel lavoro, Finzi! C'è qualcuno che vuole congratularsi personalmente! Colonnello! Ho una notizia per te, Finzi. Il periodo di prova è terminato. Ora sei a tutti gli effetti la mascotte ufficiale della Guardia di Finanza. Bravo, ragazzo, te lo sei meritato! Mi chiamo Finzi, sono un grifone. E sono la mascotte della Guardia di Finanza. Era il sogno della mia vita e l'ho realizzato. Il bello comincia adesso. Fare parte della Guardia di Finanza significa impegnarsi ogni giorno per fare rispettare i diritti della gente e combattere i criminali. Non è solo un lavoro, è una scelta di vita, la mia vita.